per individuare uno o più siti. Da Palazzo Chigi ce ne parla Oliviero Bergamini. Sì, la discussione è in corso, ancora non ci sono decisioni definitive, ma sono tante indiscrezioni. Una, il decreto verrà emendato e non ritirato, come alcuni chiedevano, ci sono alcune modifiche già sostanzialmente approvate o che godono di consenso. Ma prima si disporrà una messa in sicurezza delle scorie radioattive nei 150 siti dove si trovano ora, quindi nessuna rapida indicazione di trasferimento al sito di Scanzano. Si introdurrà anche una diversa procedura per l'identificazione definitiva del sito con il coinvolgimento di una commissione tecnico-scientifica. Invece ancora in discussione è una questione cruciale, cioè se lasciare o meno il nome di Scanzano come indicazione di possibile deposito unico delle scorie radioattive italiane. Su questo le posizioni interne alla maggioranza di partenza erano diverse. Forza Italia e UDC per la gran parte chiedono una eliminazione del nome di Scanzano, mentre un po' più duro su questo è il ministro dell'Ambiente, Matteoli, di Alleanza Nazionale, che ieri ha parlato di cattiva informazione ai cittadini e ha ribadito che comunque il problema delle scorie è un problema che va risolto e va affrontato in termini definitivi. Ci sono divisioni su questo anche tra le regioni. Ieri in conferenza Stato-Regioni quasi tutte le regioni hanno chiesto un ritiro del decreto, un'eliminazione del nome di Scanzano come indicazione, con l'eccezione di Lombardia e Veneto che, un po' sulla linea di Matteoli, ribadiscono la rilevanza del problema. Qui è arrivato anche un sindaco di Scanzano, notizie definitive nelle prossime edizioni del giornale. Da Palazzo Chigi è tutto. E stradali e quello ferroviario. Per le ultime notizie ci colleghiamo con Scanzano, con Isabella Mezza. Ecco. Siamo proprio qui, in diretta, e abbiamo ascoltato in diretta dalla televisione, dalle parole di Oliviero Bergamini, la notizia, quello che è accaduto e quello che sta succedendo. E approfittiamo del fatto che siamo ancora tutti qui, ormai da tanti giorni, sono 15 giorni che la popolazione della Basilicata è mobilitata, e sentiamo quelle che sono le reazioni all'ultima notizia, in diretta. Ecco. Prego. E la Proloco di Scanzano. Siamo indignati, io vorrei fare un appello al senso di responsabilità dei nostri ministri che ci rappresentano, perché stanno mettendo in pericolo la civiltà e la tranquillità di un popolo che non demorderà fino a quando non sarà ritirato il decreto dal Consiglio dei Ministri. Ecco, allora questa è la posizione, come potete ben immaginare, di una popolazione intera, vogliono assolutamente il ritiro del decreto. Per quanto riguarda le ultime novità e gli ultimi momenti di mobilitazione di questa mattina, possiamo vedere una delegazione della Commissione delle Pari Opportunità. Sono state tante le donne che in questo periodo sono state sui punti della mobilitazione, nei presidi, veramente possono vantare il fatto di essere state assolutamente presenti, e oggi si sono incatenate. Perché? Ci siamo incatenate perché noi vorremmo difendere la nostra Basilicata con le catene, anche facendo lo sciopero della fame, perché non è possibile che il ministro Sirchia, invece di tutelarci per la salute, ci affossa invece. Ecco, sentite, la posizione è quella di continuare, della decisione di continuare ad oltranza ancora per il ritiro del decreto. Per quanto riguarda la situazione dei blocchi, è quella che avete sentito da Manuela Falcone, e sentiamo ancora le ultime notizie. Le ultime notizie dal rappresentante del coordinamento non scorie Basilicata. Allora, in questo momento tutti i blocchi stanno continuando, sono in campo altre iniziative, presidi davanti all'ambasciata italiana a Berlino, davanti alla prefettura a Roma, davanti a Montecitorio a Roma, davanti alla prefettura di Matera. Ma i blocchi per quanto riguarda i pozzi di petrolio? Sono tutti confermati, il centro Oli, so che ci sono molte persone in questo momento. Bloccato il 40%. Bloccato il 40%. Io voglio dire una cosa, questo è un messaggio che lancio a Gianfranco Fini. No, non fa niente. Un momento, da Scanzano penso che sia tutto. E vogliamo soltanto ribadire il fatto che tutta la popolazione di Scanzano, ma di tutti i centri della Basilicata, sono pronti ad una mobilitazione ad oltranza. A voi studio. Il Consiglio dei Ministri sta esaminando il caso Scanzano. Il paese è in rivolta, proteste e blocchi stradali ad oltranza, ma gli scienziati ribadiscono che quello è il posto ideale. Scanzano, sentiamo in diretta da Roma, da Luigi Federico, se emerge già qualcosa. Buongiorno Luigi.
Buongiorno, il Consiglio dei Ministri, come tu dicevi, sta valutando le possibili modifiche del decreto che individuava Scanzano Jonico in provincia di Matera il luogo dove accogliere le scorie nucleari italiane. La decisione, ricorderete, ha provocato forti proteste nella regione. L'ipotesi all'esame attualmente è che per il momento le scorie saranno messe in sicurezza nei siti, circa 150, dove attualmente si trovano, quindi non dovrebbero essere trasferite. Nel frattempo si metteranno a punto le procedure per giungere ad una decisione definitiva sulla collocazione del sito nazionale, con la consultazione di esperti e presidenti di regione. Già un altro disegno di legge, quello sulla riforma del mercato elettrico, fissa per il 2008 i tempi per la costituzione di questa struttura. Dunque si attende ancora il verdetto, ma intanto a Scanzano nuovi blocchi ed altre proteste. Si respira un clima di attesa qui nei diversi presidi organizzati in Basilicata per dire no al deposito unico nazionale di scorie radioattive a Scanzano Jonico. È un'attesa carica di tensione, anche se non manca lo spazio per l'ottimismo, mentre si aspettano notizie da Roma. Intanto i blocchi continuano e vengono rafforzati. 8 presidi sulle strade principali e su un tratto dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, tra Lago Negro e Lauria, e il blocco della stazione ferroviaria di Metaponto. Mentre sulla strada che collega Policoro a Scanzano si è formato in queste ore un corteo di trattori lungo 4 chilometri. E stamattina, in segno di protesta, restano bloccate a Matera tutte le attività produttive. In città è in corso una manifestazione con il Consiglio Comunale aperto. La linea resta sempre la stessa. Non ci sono margini di trattativa, il decreto va revocato, dicono qui, o la protesta continua e continuerà a oltranza. Boschi. Buongiorno dottor Boschi. Buongiorno. Allora, in attesa, lo abbiamo detto, del verdetto del governo sul sito di Scanzano, le chiedo, dovesse vincere Scanzano Jonico, resterebbe comunque il problema di trovare nuovi siti? Sì, infatti il problema di trovare nuovi siti è senz'altro importante, poi possiamo anche pensare anche a altre soluzioni tecniche. Io quello che dico è questo, cioè non si può dire che i cittadini di Scanzano hanno tutte le ragioni di non volere il loro diritto, ma non si può dire che Scanzano non si pare sotto un profilo, come dire, geologico, perché dal punto di vista così veramente asettico della geologia e della geofisica è migliore. Se quindi si dice di no a Scanzano sotto questo aspetto, poi qualunque altra zona dovrebbe rifiutare il sito, perché sarebbe in principio inferiore come qualità a Scanzano. Quindi secondo lei Scanzano è la zona ideale, perché? È la zona ideale perché i rifiuti radioattivi verrebbero messi, fermo restando che io non ho nessun potere, nessuna voglia di imporre questa scelta. Però parla dal punto di vista strettamente scientifico, i rifiuti radioattivi verrebbero immessi dentro questo materiale, questo salgema, che si comporta nei lunghissimi tempi, si comporta come una specie di plastilina geologica, quindi anche se ci sono dei movimenti, se succede qualcosa, i rifiuti resterebbero sempre all'interno di questa specie di plastilina e non succederebbe assolutamente niente. Allora la ringrazio. Però in attesa del... I cittadini di Scanzano non lo vogliono, io sono d'accordo, cioè io non voglio assolutamente prendere... Vedremo che cosa deciderà allora... È una decisione sul sito di scorie radioattive a Scanzano. Siamo la protesta delle scorie radioattive a Scanzano. Oggi è un giorno importante per la ventilata ipotesi di ritiro del decreto da parte del Consiglio dei Ministri. Ma vediamo come sta andando, collegandoci in diretta con Giacinto Pinto da Roma. Buongiorno Giacinto. Sì, buongiorno, è ancora in corso qui a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri che sta rivedendo il decreto su Scanzano Jonico. Alla protesta degli abitanti, noi ci colleghiamo in diretta per gli ultimi aggiornamenti da...